Io ho scelto la tipologia B, era il tema artistico su padre e figlio, il rapporto padre e figlio, perché quello secondo me che ci sapevo scrivere più argomenti e quindi che mi ha ispirato di più, gli altri erano un po' infattibili per me. Sono quasi 2.800 gli studenti aretini che hanno affrontato la prima prova della maturità 2016, il tema d'italiano, tantissime le tematiche attuali, da eco ai migranti alle dinamiche tra padre e figlio. Il tema di ordine generale sui confini e l'immigrazione, perché mi sembrava quello più appropriato alle mie conoscenze e capacità. E' quello che mi piaceva di più, insomma. Quello sul rapporto padre-figlio, purtroppo. Hai scelto questa traccia? Che era quella dove sapevo un po' più cose, potevo parlare di cose che sapevo un po' meglio, poi quell'altro non mi piacevano. Attuali, indubbiamente. Sì, ma forse il problema per me è quello, proprio che sono attuali, sono cose che io vivo nel passato, quindi io posso fare... Però comunque dai, non è andata male. Io ho scelto il saggio breve tecnico-scientifico. Comunque avevo già in mente di scegliere questa traccia perché è sempre stata quella che ho scelto anche durante l'anno. L'analisi del testo comunque era quella un po' più difficile, dove dovevi studiare molto di più. Quindi ho scelto la via un po' più semplice per questa prima prova. Qual era il tema? Il tema era sull'uomo e l'avventura nello spazio. Aspettavo forse sulla Costituzione, dato che c'è il referendum, però no, non era sulla Costituzione, c'erano appunti che si è fatto quello che ho trovato. Allora, la traccia 3 sul paesaggio, l'ambito storico-politico. Parlava del valore del paesaggio italiano e perché va preservato, l'importanza storica e anche economica che ha.